neanche quest'anno siamo sopravvissuti ai pesci d'aprile. Però a dirvi la verità ce ne sono stati un paio davvero davvero interessanti. Il premio per l'idea dell'anno la vince, secondo me, Palward col suo dating sims, che è veramente spettacolare. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo superato la crisi del pesce d'aprile, ci siamo chiusi in una grotta, abbiamo staccato il wifi e abbiamo fatto la posizione del gamberetto fino a che non passava questa giornata e ne siamo usciti sopravvissuti e sopravviventi, come diceva una canzone. Ma ne abbiamo tratto non soltanto di quei fantomatici drammi e bufale che ci hanno portato a credere cose che poi in realtà non erano, e abbiamo fatto delle figuracce con i nostri amici. Io stesso ho contribuito nel mio piccolo con una cosa molto simpatica riguardo a un boss di Genshin Impact. Ma da ciò ne sono uscite anche delle cose super interessanti e anche molto divertenti. E una di queste, al di là di quelle per esempio di anime che cambiavano le copertine o pom pom che viene messo all'interno di Street Fighter eccetera, quella di Palward con il suo dating sims, che oltre a essere super divertente potrebbe anche funzionare. Un gioco del genere potrebbe anche avere un pubblico, vista la eterogeneità, non riesco mai a dire questa parola, la voglio dire in ogni video, io ho dei problemi, visto il pubblico particolare che ama questo gioco. Vi faccio vedere il trailer perché secondo me è eccezionale. Oh mamma mia, sembra Doki Doki, no, con la presentazione. Palward presenta Palward More Than Just Pals. Più che semplici compagni. Una studentessa con i misteriosi poteri trasferita. Catrice, non riuscirai a togliermi gli occhi di dosso, cuoricino. Un ragazzo timido, finché non viene provocato. Non mi interessa quanto bello credi che io sia, ma non mi pettare. Una flirty senpai che vuole tutti i ragazzi, una ninfoma nell'Ovander. Che ne dici di divertirci assieme, una maniaca? Poi una ragazza fiera, indipendente e selvaggia, Zoe, a cui interessa soltanto Griswold e non mi interessa nient'altro. Quindi un po' la tsundere. Il capo del consiglio studentesco, The Black Marketeer. Vuoi essere più padre? Ecco qua, prendi, mangia. Ne ho fatto troppo per Griswold. No, non equivocarmi, non l'ho fatto per te la tsundere. Lui che lo petti. È fantastico, lo voglio sto gioco. Beh, lei devi scappare. Lui? Lui cosa vuole da me? Vuoi diventare mio amico? Ma in cambio farei un appuntamento con me. Oh mio Dio, io vorrei lei, io vorrei Catrice. Assolutamente. Oddio, è psicopatica. Oddio, ma li hanno anche caratterizzati bene. Ovviamente è un pesce d'aprile, perché vedete primo aprile 2025. Ma li hanno pure caratterizzati bene, anche andando in linea con quelli che potrebbero essere i caratteri generali dei personaggi all'interno di questo tipo di giochi. Però mi ha fatto spaccare. Però c'è una cosa che devo dire, la posso dire, la dico ora davanti a tutti, perché è il momento di dire la dura verità. Invece che perdere tempo in queste cazzate, potete gentilmente mandare avanti il gioco e fare la pace, quella del miglioramento delle costruzioni che avete comunque annunciato, anche se non erano pesci d'aprile. Grazie. E lo metto anche con questo, l'avrei dovuto mettere con questo sottofondo, con gli occhi shiny così, mannaggia voi. Però ecco, ora al di là delle cavolate, è una roba che secondo me sfrutta benissimo quello che è una giornata che è fatta per fare degli scherzi, preferibilmente normali, senza fare delle cose che possano preoccupare o mettere in pericolo le altre persone, cosa che molti purtroppo non sono in grado di fare perché hanno il quoziente intellettivo di un mattoncino della Lego rotto, oltretutto, che è impossibile. Ma si possono creare anche delle situazioni interessanti. E questa qua di More Than Just Pals è una di quelle idee che vanno prese, messe nel cassetto, ma poi tra qualche tempo, secondo me, avrebbe anche senso ritirarle fuori. Perché ha un pubblico una roba del genere? È chiaramente un gioco meme, sarebbe una cosa molto memosa che potrebbe essere a pochi euro su Steam e potrebbe diventare semplicemente un rafforzativo, una cementificazione di una community che ormai esiste, c'è ed è presente all'interno di Palward e che è lì che aspetta come i pesciolini dei giochini anni 90, no? Anni 80 con l'esca magnetica, che aspettano più contenuti, aspettano che arrivino cose più importanti per il titolo. Ma la impostazione, come è stata gestita? Cioè, ma se guardiamo, cioè guardate anche come è stato fatto, cioè è fatto benissimo secondo me a livello di estetiche e a livello di caratterizzazione, cioè è fatto
Così, è così che dovrebbe essere fatto, no? E hanno scelto oltretutto i pal giusti, perché ci sta tantissimo sia Chilet, Catrice, Lovander. Cioè, sono proprio quelli... Cioè, io avrei messo anche tipo il... Io avrei messo tipo anche il preside, avrei messo Depresso. Depresso come professore o preside della scuola davanti alla tazza del caffè così, col gessetto. Ecco, io tipo avrei messo anche lui. Il marketeer chiaramente porta tutto a un livello diverso, e il fatto che ci sia anche Zoe unisce un pochettino Pale Uomini. Però da quel punto di vista lì ti va a capire anche quello che era il discorso di Lovander, no? Che diceva che comunque Lovander è attratta da qualunque cosa. Quindi c'è anche questa misc, no? Il vostro desiderio bagnato di Vaporeon. Finalmente con Palward lo potete soddisfare, no? Tutti lì a dire Vaporeon, Rule 34, c'avete Lovander, c'avete direttamente i pal, chi viene detto proprio all'interno del gioco che si bomberebbero la qualunque. Ecco, questa potrebbe essere una cosa che va a unire, e mettici anche gli allenatori. Insomma, diventerebbe un casino, però secondo me un casino divertente. Rendere questo video anche un pelo informativo e non soltanto una roba che sia divertente, c'è veramente la notizia, però questa è ufficiale, da parte di Palward, degli update che stanno arrivando e dell'espansione del Building System. E lo vediamo tramite il loro tweet, dove per l'appunto dicono "An incoming update will expand on the Building System". E loro fanno, perché lo fanno sempre, ma ora al di là del pesce d'aprile, del fatto che l'anno scorso il pesce d'aprile non ci saranno mai Pokémon con le pistole, cioè loro sono anche molto abituati a queste robe qui, hanno fatto un trailer che di fatto fa vedere un pochettino questa cosa qui, cioè come potrebbe essere effettivamente l'espansione delle strutture, e ve lo fanno vedere come, strutturando, cioè creando questa mega discesa in mezzo a queste infinite strutture che vedete, e chiaramente quale miglior modo per dirvi che faremo più strutture, miglioreremo, se non farvi vedere questa specie di matrioska di uno che scende giù in una discesa e cade proprio sul letto, dando anche a integrare con la possibilità di creare villaggi con integrazioni tra le varie strutture migliori. In questo caso, vabbè, questo è un riferimento al villaggio che ho visto già e che avevamo trovato un paio di volte all'interno del gioco. Il fatto che comunque possiate sbizzarrire anche la vostra fantasia, pensate un pochettino a questo veliero volante e a tutte le varie impostazioni, le varie migliorie che volendo si possono andare a fare. Pocket Pair sta andando verso la direzione giusta, e speriamo che questo update avvenga il prima possibile. Io comunque vi faccio sapere appena ho notizie sul canale tutto ciò che concerne l'evoluzione di questo brand e di questo gioco, che fa tanti 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 spettatori e tanti tanti appassionati. È evidente che il mondo dei videogiochi ha bisogno magari di qualcos'altro in questo momento, ma anche la leggerezza secondo me non va assolutamente sottovalutata, e da situazioni di scherzo come questo è molto figo che ne escano anche delle idee simpatiche, anche se poi rimangono lì e ci fanno fare comunque una risata. Almeno interpretano uno spirito di un'azienda o di un gioco che non vuole magari prendersi troppo sul serio. Vedete un po' il Divers ogni 3 secondi con un trailer e fa pisciare da ridere, e che tocca, no? Raggiunge il pubblico in una maniera secondo me diretta, e con un'empatia e una simpatia che non lo fa dimenticare e che gli fa perdonare ad alcuni utenti anche delle scelte o dei tempi un pochettino più dilatati dei loro sviluppi, dei loro contenuti. Ditemi se volete assolutamente More Than Just Pals o no, e chiaramente prima il paragone con Doki Doki non voleva assolutamente essere né provocatorio né offensivo, tantomeno nei confronti di Monica. Ciao.